Eccoci con Coach Delmati, allora buonasera. Buonasera. Questo pre-gara molto importante che può voler dire veramente tanto dal punto di vista del campionato. Avversario San Giovanni Marignano per la terza volta in stagione. Sì, ci stiamo preparando a questa trasferta che per noi può essere una trasferta lunga perché staremo per 5 giorni, perché giocheremo anche mercoledì subito dopo Ravenna, quindi è sicuramente una settimana complicata, lunga, con 2 trasferte molto difficili e poi una gara in casa la domenica con Montecchio. Quindi diciamo che sono in palio tanti punti e il nostro obiettivo è quello di portarne a casa il più possibile. Sicuramente la gara di Marignano è una gara importante perché è una squadra di alta classifica, molto tosta, che ci ha battuto nella finale di Coppa Italia, quindi abbiamo anche una grande voglia di rifarci da questo punto di vista. Scegliamo sicuramente agguerriti, veniamo da una buona gara in casa, da aver mantenuto il primo posto in classifica, quindi comunque deve essere questa la nostra forforza, la nostra serenità per andare a affrontare queste 3 gare nell'arco di 6 giorni. Sì, l'ultima partita giocata in casa abbiamo visto una LPM molto ordinata, pulita in tutti i fondamentali, si sono viste delle cose importanti che fanno ben sperare per questa trasferta, soprattutto perché ripensare alla partita di Coppa Italia, quella era proprio un evento, una vetrina particolare con un fascino tutto suo, però il campionato è un'altra cosa. Sì, quella è una partita unica e così dovevamo viverla. Ci abbiamo messo forse un pochino a superare quel momento, quell'emozione per quello che è stato, che comunque è stato per noi il raggiungimento di un primo obiettivo, e poi anche per la sconfitta, perché comunque perdere non piace a nessuno, non siamo certo andati a Bologna per perdere. Quindi sicuramente ci abbiamo messo noi tutti insieme come squadra qualche giorno a ritrovare le nostre energie mentali in particolar modo, e quindi anche la nostra qualità di gioco. Direi che domenica l'abbiamo ritrovata, ragazzi sono state ordinate, precise, ho sbagliato poco, anche con una costanza per 2-3 set, quindi non c'è niente di meglio che giocare una buona partita per prepararsi a 3 partite nell'arco di pochi giorni, e quindi a un momento molto complicato del campionato, ma come già ne abbiamo fatti tanti, insomma. Che tipo di avversario ti aspetti? Un San Giovanni Marignano stanco o con le pile ricaricate? No, stanco non credo, credo che siamo tutti stanchi e tutti non stanchi. Una squadra che è in alto in classifica non può poi non avere energie mentali positive. Domenica hanno vinto una gara importante con Trento, molto difficile, quindi un avversario tosto in casa. In casa sono veramente tosti, è un palazzetto con un clima caldo, molto calorosi, un po' come noi quando siamo in casa nostra, quindi dobbiamo avere anche la forza e l'energia per giocare partite, l'abbiamo già fatto, fuori casa in campi diciamo difficili. So che anche alcuni tifosi ci seguiranno, questo come sempre ci fa onore, ci fa piacere, cercheremo, visto che a Bologna sono stati tantissimi e non siamo riusciti a regalargli la vittoria, cercheremo di regalargliela domenica. Grazie mille. Grazie a voi.